L'arte di Angelo Vaninetti, pittore di Cosio Valtellino, scomparso nel 1997, protagonista nelle sale del Museo Valtellinese di Storia e Arte di Sondrio, grazie alla donazione della figlia Annalisa al Musa di 16 opere dell'indimenticato artista. Domani venerdì alle 17.30 l'inaugurazione della permanente che porterà sotto i riflettori le abitudini di chi vive in montagna e la natura del territorio in quota, ampliando la sezione del Novecento al museo, dove di Vaninetti è già presente il quadro dei girasoli. All'interno della sala che vediamo alle sue spalle, dal 6 dicembre verrà allestita la mostra dedicata ad Angelo Vaninetti. Cosa troveremo in bella mostra? Sì, appunto, nella sala alle mie spalle ci sarà un'esposizione permanente di Angelo Vaninetti, questo artista che rappresenta bene il nostro panorama valtellinese del Novecento. Daremo più spazio, quindi, alla nostra sezione Novecento del museo, una delle 6 sezioni di cui il Musa fa parte, e sarà un'esposizione ad accesso gratuito al pubblico. Grazie a questa donazione, appunto, degli eredi Vaninetti, siamo stati in grado di poter allestire 16 dipinti che saranno appunto fruibili in maniera gratuita e con 3 temi fondamentali. Mentalmente il tema delle architetture rurali, il tema del ritratto e il tema delle nature morte. È un grandissimo esempio di generosità da parte della dottoressa Vaninetti e noi le siamo molto grati perché ci permette di poter dedicare una sala a un pittore che darà sicuramente degli strumenti per vedere con altri occhi il nostro territorio, quindi gli occhi di Angelo Vaninetti. E quindi diciamo trasmettere tutti quei valori arcaici che lui rappresenta nelle sue nature morte, nelle sue architetture fatiscenti, nei girasoli, nei fiori, nella natura. E quindi per questo siamo molto grati ad Annalisa Vaninetti. Una donazione che arricchisce ulteriormente il patrimonio del nostro museo. Certo. Il nostro museo così potrà offrire non solo ai cittadini, agli studenti sondriesi, ma anche ai turisti un esempio importante del nostro Novecento e anche avvicinarli al resto della collezione che il nostro museo ha. Quindi diciamo sarà un ulteriore motivo per venire a visitare il Musa con tutti i percorsi che offre di varie età e varie tipologie, incluso anche il percorso archeologico per il quale la nostra direttrice si sta molto impegnando. A breve sarà pubblicato il secondo numero dei quaderni del museo dedicato proprio ad Angelo Vaninetti.